Dovrei essere breve e, come dice Orazio, essere breve non a discapito comunque della chiarezza e della competenza. Un grazie a tutti voi. E scusate i miei collaboratori, ma non me, in quanto responsabile dell'associazione, di eventuali errori, omissioni o difetti di organizzazione. Ma questa sera meritava e merita di essere svolta e partecipata. Un grazie ai tanti volontari, amici, collaboratori per l'impagabile contributo di idee, supporto e suggerimenti prestati. Vale per tutti il sacrificio e la disponibilità delle operatrici che lavorano nel teatro Cielo d'Alcamo. Ricordo spesso che la nostra città di Alcamo ha un concorso lirico grazie alla scommessa, direi vinta, dell'allora sindaco Massimo Ferrara, parlo del 1998, e del suo assessore alla cultura, professore Gino Paglino, attuale vice sindaco. Ma certamente non esisterebbe il premio internazionale per la cultura Città di Alcamo se io non avessi avuto la fortuna di avere come maestro di vita il professore Adelfio Elio Cardinale, attuale sottosegretario alla salute del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, il quale aveva già ideato, io ovviamente ho copiato, e realizzato il premio in memoria del suo maestro, ma anche maestro della radiologia siciliana, l'emerito professor Pietro Cignolini, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e frequentare ai congressi di radiologia organizzati al Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana ad Erice, centro fondato nel 63 dal fisico trapanese professore Antonio Zichì. Invece, per dirla con Seneca, progetti e obiettivi sono validi se condivisi. Quindi un profondo grazie al professor Sebastiano Bonventre, sindaco della città di Alcamo, che da sempre, anche prima di diventare sindaco della città, ha condiviso e partecipato alla mission Concorso Lirico di Alcamo Forever. Dice sempre Seneca, e ripeto, progetti e obiettivi sono validi se condivisi. Quindi un sentito grazie al tenente Verdiana Pisa e ai suoi collaboratori, comandante della Tenenza Guardia Finanza di Alcamo. Sono stati fattivi e propositivi. Il capitano Riccio, aiutante di campo del comandante generale della Guardia di Finanza, che ha sempre anticipato e risolto le nostre richieste. Il colonnello Pietro Calabresi, comandante provinciale Guardia di Finanza, da definire come magistrale direttore d'orchestra. Il generale di divisione Fabrizio Cuneo e il generale di corpo d'armata Domenico Minervini, eccelsi capi di scuola di fedeli e meritevoli servitori della patria. Ma, come scrisse Cesare nel Bello Gallico o sulla guerra in Gallia, ove si legge il condottiero romano amato dai suoi soldati, parafrasandolo alla Plutarco direbbe qualcuno, il linguaggio odierno direi il comandante è circondato dall'affetto, dalla stima, dal sostegno e dal supporto dei suoi collaboratori a tutti i livelli. Comandante Capolupo, veramente e sinceramente complimenti per la sua fattiva e professionale squadra. Complimenti anche per tante altre cose. Palermo, 22 maggio 2012, diversi mesi fa. Gentilissimo Presidente, in esito alla decisione deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione da lei presieduta, le rappresento che il giorno 30 settembre 2012 sarò personalmente presente per il ritiro del Premio Internazionale per la Cultura Città di Alcamo che l'ente ha inteso assegnarmi. Nel ringraziarla per la considerazione le porgo cordiali saluti, Comandante Interregionale. Bene,
Il governo Monti ha nominato il generale di corpo armato Saverio Capolupo comandante generale della Guardia di Finanza, il comandante è stato di parola e questa sera è con noi. Grazie comandante. Rubo la parola alla presentatrice e invito il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d'armata Saverio Capolupo, vieni sul palco, il professore cardinale sottosegretario alla salute della Repubblica Italiana e il nostro benvoluto sindaco professore Sebastiano Bonventre. Premio internazionale per la cultura Vissi d'arte città di Alcamo 2012 al generale di corpo d'armata Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di Finanza, che abbiamo già invitato ovviamente sul palco, insieme al sindaco della città di Alcamo, dottor Sebastiano Bonventre, il sottosegretario alla salute del Consiglio dei Ministri, professor dottor Adelfio Elio Cardinale. Leggo le motivazioni prima della consegna del premio da parte degli ospiti. Il premio è stato attribuito quale sentito omaggio ad un servitore dello Stato che ha sempre perseguito con costanza e fermezza la difesa dei principi democratici della nostra Repubblica. La sua intensa attività ha promosso non solo la lotta alla criminalità, ma anche la tutela dei principi etici della responsabilità sociale e i diritti dei cittadini, con particolare riferimento alla costante azione di contrasto alle frodi e alle contraffazioni. Inoltre, ha marcato profondi progressi nell'insegnamento e nelle capacità di trasmettere ai giovani discenti interesse e passione per la ricerca della verità, riponendo in loro grandi aspettative per il futuro con impegno costante volto all'umanizzazione dell'attività della Guardia di Finanza, di cui da recente ne è il comandante generale. Complimenti. Io devo ringraziare il mio amico, collaboratore allievo, professore Bambina, per questa manifestazione che ormai è una consuetudine, non solo di Alcamo, ma direi di tutta la Sicilia, in cui riesce a coniugare sia la parte artistica della musica, qualcuno ha detto che la musica è la più alta espressione dell'arte dell'uomo, con la parte istituzionale, e oggi premia un grande servitore dello Stato, il generale Capolupo. Io credo che i grandi servitori dello Stato, civili, vedo qua il presidente Balsamo, i generali qui presenti, rappresentano, al di là delle singole capacità, e quelle del generale Capolupo sono di livello massimo ed eccelso, rappresentano l'architettura, l'architrave, l'ossatura della nazione, come in Francia dove ci sono le grandi scuole, perché sono queste strutture che rappresentano lo scheletro di uno Stato che ne garantiscono l'avanzamento al di là dei governi che si possono susseguire, delle parti politiche o ideologiche che possono cambiare, ma l'articolazione è data da questi grandi servitori. In particolare, io mi permetto anche di ringraziare il mio amico e collega professore Bonventre, oggi sindaco. Io per 10 anni l'ho apprezzato, egli me ne può dare testimonianza, nei 10 anni in cui sono stato preside della facoltà medica, e lui non solo è un bravo docente chirurgo, ma era molto attivo e operoso nella difesa della medicina accademica. Dicevo, per quel che riguarda il generale Capolupo, il maestro non può essere da meno dell'allievo, devo fare una citazione pure io. E allora, per il generale Capolupo si può dire quello che si diceva di Giulio Cesare: nila tum putans, nisi aliquid super esse tagendum, cioè che Giulio Cesare e Capolupo ritenevano di non aver fatto nulla se ancora vi fosse qualche cosa da fare.
E io do a questo premio un altro significato, molto importante per la nostra Sicilia, perché significa la volontà coesa non solo dell'organizzazione ma della cittadinanza di combattere la criminalità organizzata, perché la Guardia di Finanza assieme ai carabinieri, alle forze di polizia e ai magistrati sono sempre in prima linea in questa lotta che dobbiamo noi tutti assieme sostenere se vogliamo che la Sicilia abbia un futuro. E io pertanto ringrazio l'amico Bambina Presidente, il Sindaco di Alcamo e anche il Generale Capolupo di aver accettato con la sua presenza di essere qui, avendo dato così tono e prestigio alla manifestazione. E allora da maestro ad allievo, bravo Bambina, perché tu sei quello che diceva Gobetti, che le tradizioni, specie quelle culturali, si onorano continuandole. Continua, grazie. Alcamo celebra con orgoglio la 15ª edizione di questo premio e la città è grata per la presenza che questi illustri ospiti ci hanno voluto dare. Parlo del membro del governo, il professore Cardinale, del comandante generale della Guardia di Finanza, nonché tutti gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine e le altre autorità civili e militari ancora presenti. Io sono orgoglioso di questa manifestazione, una manifestazione che avviene proprio oggi, in cui noi rialziamo la testa dopo essere stati pesantemente feriti ieri da mano criminale, perché se davvero, Francesco, la cosa più bella è la musica, la cosa peggiore è forse attentare alla natura in cui si vive. Ciò che è successo ieri, e la ringraziamo per essere qua, è stata una mano criminale e noi siamo certi che questo impegno e le forze dell'ordine vorranno darci una mano per trovare questi criminali e consegnarli ed essere puniti come meritano. Ieri, per chi non lo sapesse, è stata bruciata una delle più belle riserve naturali che esistono in Sicilia, con mano dolosa. Io credo che l'attentato al nostro patrimonio naturalistico sia quanto di peggio possa essere, perché lì io vedo il nostro futuro, non certo in acciaieria, lo vedo nel turismo e nelle nostre bellezze naturali. E quindi grazie Francesco. Oggi siamo riusciti a rialzare la testa con la presenza del governo, delle forze dell'ordine e di quanti hanno a cuore il bene e l'interesse dello Stato. Grazie ancora. Sera, e se non avessi una certa età dovrei arrossire di fronte alle parole che il sottosegretario ha speso nei miei confronti e soprattutto per la motivazione. Io non penso di meritare tanto, anche se credo che questo premio più che la mia persona sia al lavoro che svolge la Guardia di Finanza, di cui ho appunto l'onore di rappresentarla. Quindi io ringrazio. Sì, certamente a nuovo personale, ma ringrazio lei, il sindaco, che è padrone di casa, al sottosegretario che mi onora del suo affetto e a tutti coloro che hanno inteso riconoscere a me e quindi al corpo della Guardia di Finanza questo riconoscimento che alla luce delle motivazioni assume un significato davvero particolare. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Dalle cronache degli ultimi giorni, insomma, vedete che siamo impegnati su più fronti. Il nostro obiettivo è dare un contributo massimo della nostra possibilità per ripristinare in questo paese la legalità spesso è un po' dimenticata, una legalità che insomma dovremmo fare qualcosa di più. Noi ci stiamo impegnando anche nelle scuole. Partirà la prossima settimana con il Ministro dell'Istruzione un progetto molto ambizioso che ci porterà in tutta Italia, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, dove cercheremo attraverso un filmato che è un po' così con il contributo del grande Fiorello, qui con il siciliano, cercheremo di trasmettere ai ragazzini certi principi della legalità e in particolare della legalità economica. I discorsi non servono, come qualcuno diceva, si valutano i fatti, non le parole, e noi cercheremo con i fatti di dare la risposta che il governo e il paese si attende dalla Guardia di Finanza. Grazie ancora a tutti. Ministro,
dei premiati in italiano e in inglese. Eccole, no, qua ce l'abbiamo.